Buongiorno a tutti quanti. Per chi c'era la scorsa settimana, abbiamo brevemente cominciato a parlare, ricordate, del libro di Giona, e avevamo detto che il libro di Giona è un libro che ci mostra che l'uomo tende a non fare le cose vicine ma difficili, e invece fa le cose facili ma distanti. C'era Giona che, per non andare a 7 giorni di cammino, è andato a 3 anni di nave. Ora, la storia di Giona è nota a tutti quanti, è forse una delle più famose, tanto che ha ispirato canzoni, canti, addirittura c'è Collodi che ha scritto Pinocchio e ha replicato la stessa cosa che succede al povero Giona, inghiottito da una balena. Però qual è l'obiettivo del libro di Giona? Qual è l'obiettivo principale di Dio attraverso questo libro? Quello di raccontarci la storia bizzarra di un uomo che vive per 3 giorni dentro la pancia di un pesce? Vedremo che invece l'obiettivo principale del libro è mostrare che Dio ha misericordia di tutti, anche di quelli che non ci aspettiamo. Leggiamo i primi 3 versetti che abbiamo letto anche la scorsa settimana. Giona 1, dai versetti 1 a 3. Dice così: «La parola del Signore fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, in questi termini: alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Scese a Iafo, dove trovò una nave diretta a Tarsis, e, pagato il prezzo del suo viaggio, si imbarcò per andare con loro a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore». Ora, Giona è una figura che è presente qualche altra volta, anzi è presente soltanto un'altra volta nella Bibbia. Lo troviamo in Seconda Re, al capitolo 14, dai versetti da 23 a 25, e dice così: «Nel 15° anno di Amasia, il figlio di Joas, re di Giuda, cominciò a regnare a Samaria. Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, e regnò 41 anni. Egli fece quello che è male agli occhi del Signore. Non si allontanò da nessuno dei peccati con i quali Geroboamo, figlio di Nebat, aveva fatto peccare Israele. Egli ristabilì i confini di Israele dall'ingresso di Camat al mare, alla pianura, come il Signore Dio di Israele aveva detto per mezzo del suo servitore il profeta Giona, figlio di Amittai, che era di Gat Efer». Per cui sappiamo che Giona abitava a Gat Efer. Allora, prima di Geroboamo, Israele era un territorio piccolissimo che pagava soldi, pesanti tributi a tutte le nazioni circostanti pur di sopravvivere. Però dal 780 al 740 avanti Cristo, più o meno, anche se Geroboamo era malvagio e diceva aveva fatto male agli occhi del Signore, riuscì a raggiungere una certa prosperità, per cui si affrancò da molte tasse che doveva pagare ai vicini, divenne abbastanza influente e riuscì ad espandere il regno più o meno alle dimensioni di quello che era stato all'epoca del re Davide. E la Bibbia, vedete, che afferma che tutto ciò Dio aveva detto per mezzo del suo servitore, il profeta Giona, grazie a qualcuno che sta scappando verso Tarsis. Questa è già una cosa strana, che una persona che è riluttante a fare quello che vuole il Signore viene citato come uno dei fautori della rinascita della proprietà di Israele. Attraverso un profeta riluttante, sì, proprio Giona. Mi dai la prossima? Questa è una mappa più o meno della situazione. Allora, Ninive è quassù. Abbiamo detto che Giona era di Gat Efer. Iafo è qua, che è il posto dove si imbarca, e Tarsis più o meno dovrebbe essere qua. Ninive è una città importante della Siria, è una città, e in Genesi 10, che descrive le nazioni, dice questo. La prossima.
Genesi 10 dal versetto 8, che c'è scritto 88, c'è un 8 di più, dal versetto 8 al versetto 12. Cus generò Nimrod, che cominciò ad essere potente sulla terra. Egli fu potente cacciatore davanti al Signore, perciò si dice come Nimrod, potente cacciatore davanti al Signore. Il principio del suo regno fu Babel, Erec, Accad e Cane, nel paese di Sicnear. Da quel paese andò in Assiria e costruì Ninive, Recobor-ir e Cala, e tra Ninive e Cala Resen, la grande città. Allora, Ninive fu una delle fondatrici dell'Assiria, in pratica era una grande città dell'Assiria. Alla fine, nel 700 avanti Cristo, divenne la capitale dell'Assiria, che era un po' di tempo dopo quello che era accaduto a Giona. Era una città con una lunga storia, Ninive, e anche una città con una reputazione che non era affatto buona. Nel versetto ti dice che Nimrod, che era il fondatore di Ninive, era un potente cacciatore e guerriero, e la città di Ninive rispecchiava il carattere del suo fondatore. Infatti si dice, Naum dice questo di Ninive: oracolo su Ninive, libro della visione di Naum l'Ecosita. Guai alla città sanguinaria, piena di menzogne e di violenza, che non cessa di depredare. Si ode rumore di fruste, frastuono di ruote, galoppo di cavalli, sobbalzare di carri. I cadaveri danno la carica, i cavalieri danno la carica fiammeggiando le spade, sfolgorano le lance, abbondano i feriti, si ammucchiano i cadaveri, sono infiniti i morti, si inciampa nei cadaveri. Insomma, un macello, una cosa. La città di Ninive amava sì la caccia, ma la caccia alle persone. Era un esercito potente che faceva tutto questo. E immaginate allora che c'è questa città dove succede tutto questo. Un bel giorno, mentre il povero Giona se ne sta bello tranquillo a Gat Efer, eccolo che il Signore gli dice così. Prossima. Alzati, Giona 1, da 2 a 3, alzati, va a Ninive, la gran città, e proclama contro di lei che la loro malvagità è salita fino a me. Ma Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dalla presenza del Signore. Ora, non c'è un accordo reale su dove fosse Tarsis, perché non lo sappiamo. Ma se leggiamo Seconda Cronache, mi dai la prossima? Se leggiamo Seconda Cronache, possiamo farci una idea. Questo era il tempo del re Salomone, Seconda Cronache. E Seconda Cronache 2.9 dice: infatti il re aveva delle navi che andavano a Tarsis con la gente di Curam. Curam era più o meno qua in Egitto, per cui in pratica partivano da qui e andavano in un posto che abbiamo stabilito che è quello. E una volta ogni 3 anni venivano le navi da Tarsis portando oro, argento, avorio, scimmie e pavoni. Ora, una nave mercantile sappiamo che metteva, per andare da Curam a Tarsis ci metteva un anno. Poi stava lì un anno per caricare tutte le merci, perché non è che arrivava là, la caricavano e andava, non c'erano i container all'epoca, dovevano prendere i pavoni, le scimmie e l'oro e caricarli tutti quanti. E poi, dopo un anno che avevano caricato questa nave, ripartiva e ci metteva un altro anno. Per cui il viaggio di andata e ritorno da Curam a Tarsis e da Tarsis a Curam era di 3 anni. Ora, quindi, per cui l'ipotesi che Tarsis fosse in Spagna è abbastanza attendibile. Il piano di Giona era quello di andare il più lontano possibile. Oh, se vedete, questo era il mondo che si conosceva. Più lontano di lì non si può. Perché? Perché lui sta a Gat Efer e cerca di andare dall'altra parte del mondo conosciuto. All'epoca prima si credeva che il mondo finisse lì, alle colonne d'Ercole. Il piano di Giona era di andare il più lontano possibile e probabilmente restare là, per cui lui mica ha detto che aveva fatto il biglietto soltanto d'andata, mica di andata e ritorno. E stare là, magari in attesa che Dio trovasse qualcun altro che andasse a Ninive e si dimenticasse di Giona. Così aveva fatto tutto quanto. E per fare questo va da Gat Efer, va a Jafo. Jafo, che è l'attuale Jaffa, ancora c'è come città, e aspetta una barca a Jafo. Non è che le barche fossero come la metropolitana, che arrivavano ogni 5 minuti, per cui lui probabilmente
c'è rimasto un bel po' lì ad aspettare. Sale su questa barca, paga, sale e cerca di andare il più lontano possibile. So sicuramente che cosa sta pensando. Che credente di M. Che credente da nulla. Però un attimo, Giona aveva le sue ragioni, Vedete, altri profeti sono stati chiamati a parlare contro le nazioni. Contro le nazioni, Abdia predica contro Edom, Naum predica contro la Siria, Isaia contro Babilonia, Siria, Egitto, Geremia fa lo stesso. Sapete qual è la differenza tra queste persone, Naum, Abdia, Isaia, Geremia e Giona? È che quelli predicavano o da Israele verso un'altra città, per cui stavano in Israele e dicevano gli assiri sono così, 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 oppure erano stati portati a forza nella città. Geremia era stato portato a forza in Egitto, ce l'avevano trascinato in Egitto. Isaia uguale, l'avevano portato nella cattività babilonese, erano lì per forza, non c'erano andati di loro spontanea volontà. A Giona invece Dio chiede di lasciare Gat Efer, che era un posto tranquillo, e gli dice vai in questa città dove ammazzano le persone un giorno sì e quell'altro pure, dove fanno sacrifici umani, in una città pagana che non conosce Dio. Vedete che la situazione è un po' differente, è un bel po' differente. Riusciamo a essere un minimo empatici con il povero Giona, con questo profeta riluttante, a comprendere la fuga che ha fatto? Io mi sono messo, mentre leggevo il libro, nelle condizioni di dire, che io che avrei fatto? E se Dio mi avesse detto vai a Ninive, sapendo che sono credente io, che normalmente ammazzano i credenti, che cosa avrei fatto in questa situazione? E qui Giona reagisce in due maniere, reagisce per due motivi. La prima è perché giustamente ha paura per la propria incolumità, dicendo, io se vado là mi tagliano la capoccia. Il secondo motivo è più grave e è l'indignazione per un Dio che mostra misericordia verso un popolo pagano. Probabilmente Giona aveva letto uno dei versetti di Davide, del Salmo 59, che dice Dio mi farà vedere sui miei nemici, mi farà vedere sui miei nemici quel che desidero. Non ucciderli, perché il mio popolo non dimentichi. Falli andare per la tua potenza raminghi e umiliati, o Signore nostro scudo. Giona voleva vedere i niniviti messi alla berlina, probabilmente esposti. Non mostra misericordia, non vuole che Dio mostri misericordia verso un popolo pagano e omicida. Lo vedremo poi più avanti nel libro. La visione che Giona ha di Dio non prevede la misericordia per il popolo di Ninive. Trova questa misericordia inattesa e troppo inquietante e decide di andare dalla parte opposta. Dice, ok, tu mi vuoi a Ninive, io vado a Tarsis, guarda un po'. E qui c'è una prima domanda e un'applicazione per oggi. C'è qualche volta che troviamo la misericordia inattesa di Dio troppo inquietante? Qualche momento in cui vediamo che Dio sta avendo misericordia verso persone che a noi non ci piacciono mica, anzi, che vorremmo vedere esporse come diceva Davide. È troppo inquietante pensare che Dio abbia pietà di un uomo che tradisce sua moglie e che ha una vita sessuale promiscua. Abbiamo difficoltà a pensare che Dio avrebbe pietà di coloro che trovano nei soldi o nella fama il loro idolo da venerare. È troppo sconvolgente per noi riconoscere che verso uomini e donne che praticano l'omosessualità o che lottano per l'identità di genere o che promuovono il matrimonio tra persone dello stesso sesso Dio sia disposto ad avere misericordia. Possiamo immaginare che Dio abbia misericordia di chi è entrato a casa nostra, ci ha rubato tutto quanto, ci ha rubato i nostri telefoni, il nostro oro, il nostro iPad, i nostri gioielli, la TV che abbiamo comprato da poco e se n'è andato caricando tutti quanti nella nostra macchina nuova con le chiavi che ha trovato sul tavolo.
Abbiamo difficoltà a pensare che i truffatori o i padroni che schiavizzano i lavoratori pagandoli pochissimo, sottopagandoli, trovino un Dio che è disposto ad avere misericordia di loro. Abbiamo previsto che l'alcolizzato o il drogato, che ha rovinato completamente la sua famiglia, ha perso tutti i soldi e che guida magari sulla strada con alcol e droga nel sangue e uccide un passante, come è capitato 2 o 3 volte nell'ultima settimana, perché non l'ha visto, perché è ubriaco o è ubriaca eppure drogata, potrà trovare un Dio che abbia misericordia di lui o di lei? Troviamo inquietante che coloro che negano Dio, che si scagliano contro il cristianesimo e fanno del tutto per opprimere chi crede, abbiamo pregato poco fa per queste persone, che Dio abbia un progetto di misericordia. Attenzione, non sono esempi a caso, non li ho presi a caso nella mia immaginazione, io li ho presi dalla Bibbia, io li ho presi da un discorso di Paolo. Mi dai la prossima? Prima Corinzi 6, da 9 a 11, sono tutte le categorie che ho citato. Forse ne ho lasciata qualcheduna. Paolo dice così: non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi illudete, né fornicatori, né idolatri, né adulteri, né effeminati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriachi, né oltraggiatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. E tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati e siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo mediante lo Spirito del nostro Dio. Vedete che ho evidenziato dei verbi. Questi sono dei verbi importanti. Usa tre verbi al passato e sono verbi che sono pesanti come pietre. Qualcosa è accaduto, dice Paolo, e è irreversibile, non si può più cambiare. La prima parola, lavati. Lavati è apoulo in greco ed è composto da louo, che significa lavato, più il prefisso apo, che significa via, lavato via. Il sangue di Gesù ha lavato via i peccati, tutti. La seconda parola è santificati, in greco è agizo, che significa purificati per un'offerta. Gesù ci ha resi degni di essere presentati al Padre. Ci ha collocati in una situazione spirituale di santità davanti a Dio, cosa che non avevamo prima. E infine giustificati, in greco dikaiō, che significa far ritornare diritti, raddrizzare. Gesù ci ha raddrizzati, come se non avessimo mai peccato e non fossimo stati mai dei peccatori. E ora, chi è che ha ricevuto tutto questo da Gesù? Coloro che erano bravi, gli integri, che vanno tutti i giorni a tempio, coloro che danno, elargiscono abbondantemente l'elemosina, coloro che sono buoni davanti ai nostri occhi? Assolutamente no. Non gli integri, non quelli che vanno al tempio, non quelli che fanno elemosina. Ma ogni categoria di peccatori, nessuno escluso, Paolo ce li mette tutti quanti e dice: tutti questi sono stati lavati. Ora, questo ci disturba, vedere questo, che Gesù è morto anche per coloro che ci fanno umanamente schifo. Questo ci disturba, ci fa arrabbiare una misericordia così inaspettata. C'è forse un po' di Giona dentro ciascuno di noi. A Giona Dio aveva detto: alzati e vai a parlare alla città di Ninive, perché il suo male ha avuto la mia attenzione. A noi Gesù ha detto questo. Matteo 28, 18, 19. E Gesù, avvicinatosi, parlò a loro dicendo: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sarà Matteo 28, da 18 a 19. E poi Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Lo faccio io, lo faccio. Sono disposto ad andare. E se vado, se non vado, è perché credo, non credo che Dio possa
portare alla trasformazione, al pentimento? Oppure sono effettivamente turbato dal fatto che sia possibile una misericordia così inattesa verso persone che non mi piacciono e non mi sta bene perché la ritengo non giusta e vorrei veder friggere i miei nemici e i nemici di Gesù? La misericordia inattesa di Dio ci costringe a fermarci e a riflettere, perché vediamo le opere, che nelle opere Dio ha una prospettiva diversa. Mette alla prova la nostra logica causa-effetto. Noi abbiamo come credenti una logica causa-effetto. Tu pecchi, vieni punito. È giusto? È dovuto. Tu pecchi, vieni punito. È giusto? È dovuto. Ma invece Dio è paziente, Dio è misericordioso. Manda una barca a soccorrere i peggiori peccatori dal naufragio delle loro vite. Dà loro una seconda, una terza, una quarta, una ennesima chance per salvarsi fino alla fine. Però c'è una cosa, Dio è paziente e misericordioso non solo con loro, ma è paziente e misericordioso anche con noi. Lo dimostra nel come ha trattato Giona. Giona ha detto no. Giona ha detto io vado dall'altra parte del mondo. Ora ci vogliono almeno 4 giorni per camminare da Gat Efer a Iafo. 4 giorni di cammino. E non è che a Iafo parta una barca, come abbiamo detto, ogni giorno o ogni mezz'ora. Giona avrà fatto 4 giorni di cammino e poi sarà stato lì una settimana, anche 2, anche 3 in attesa. Aveva tutto il tempo di ravvedersi, Dio aveva tutto il tempo, anzi sicuramente avrà continuato a dirgli Giona devi andare, Giona devi andare, Giona devi andare, vai a Ninive, Giona a Ninive, non a Tarsis, Giona a Ninive. Ma in fondo non è il peccato di andare a Tarsis. La disobbedienza di Jonat non è andare a Iafo a prendere la barca. Non c'è nemmeno bisogno di uscire da casa per disobbedire a Dio. Avrebbe potuto dire a Dio semplicemente no, io a Ninive non ci vado, me ne sto bene a Gat Efer. Avrebbe potuto semplicemente dire no. E riflettevo. Quante volte lo faccio io nell'anno, o nel mese, o nella settimana, o nel giorno? Giona lo sa che Dio governa la sua vita. Giona era un credente, non era una persona che dubitava. Infatti, più avanti nel libro dice al versetto 9 di capitolo 1: sono ebreo e temo il Signore, Dio del cielo che ha fatto il male alla terra ferma. Giona ha in mente un piano stupido, irrealizzabile. Lo dice: Dio ha fatto il cielo e la terra e ha fatto me. Che posso fare io contro Dio? Il Dio che ha creato il mare è dove si trova il mare. Giona sa che non può scappare da Dio. Dove scappa? Anche a Tarsis ci sarà Dio. E non è questo che Giona sta facendo. La strategia di Giona, che è un po' la nostra, spesso, consiste nel cercare di andare in un posto dove si possa evitare la chiamata di Dio nella sua vita. Il concetto è questo: se sono abbastanza distante da Ninive, allora Dio deciderà di prendere uno più vicino a Ninive, perché io sto a Tarsis, dall'altra parte del mondo, e allora prenderà uno che è vicino a Ninive. Io mi metto nelle condizioni di poter oggettivamente non obbedire a Dio, perché sono distante. Giona cerca di fuggire dalla sua identità, che è anche la nostra. La sua identità di essere un agente, un predicatore, un testimone della misericordia di Dio. Della misericordia imprevista di Dio, quella che non ci piace. Ma Dio mostra pazienza. Dio mostra tanta pazienza, in modo che Giona possa riscoprire cosa lui fa e cosa lui è. E poi vedremo nel proseguo del libro. Così, anche Giona, e anche io, e anche te,
siamo destinatari della grazia in attesa di Dio. Non c'è punizione per la disobbedienza, ma misericordia e attesa che il cuore cambi. Al momento è una grazia che Giona trova inquietante, e forse qualche volta anche noi troviamo inquietante questo tipo di grazia. Davanti a tanta misericordia da parte di Dio, ciò che devo chiedermi e che vi suggerisco anche voi di chiedervi durante questa settimana sono queste due domande. Trovi inquietante la grazia in attesa di Dio? La trovi inquietante? E ancora di più, trovi inquietante che un Dio misericordioso chiami me, imperfetto, ad agire per Lui? Fermiamoci a pregare. Grazie Signore della Tua parola, grazie degli insegnamenti che ci dai attraverso la Bibbia. Se tu che hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai ascoltato oggi, prega queste cose assieme a me nel tuo cuore. Signore, io so che tu sei un Dio di misericordia, che si è espressa attraverso Gesù. E attraverso Gesù siamo stati lavati, siamo stati santificati, siamo stati giustificati. Signore, io non voglio correre via. Io voglio obbedire quando tu me lo chiedi. Io ti prometto che farò del tutto per non fuggire dalla tua volontà. E quando tu mi chiederai anche una cosa difficile, ma che è possibile, che tu me la chiedi, io sarò disponibile a farlo. Ti prego, Spirito Santo, di starmi vicino in quei momenti, per cancellare la mia tendenza umana al non voler fare, all'essere impaurito. E Signore, ti prego di aiutarmi a comprendere che tu hai misericordia per tutti, anche per quelli che a me non piacciono e che vorrei vedere giudicati. Ma tu hai pazienza e tu hai misericordia. Tutte queste cose te le prego nel tuo santo nome, Signore Gesù. Amen.